Dopo 5 mesi tornano completamente liberi i 7 costruttori che avevano scelto di chiudere con una pena concordata tra le parti la vicenda giudiziaria dello scandalo Due Torri sugli appalti truccati in provincia, che culminò nel giugno scorso con l'emissione di 15 ordinanze di custodia cautelare. Il GUP Sergio De Luca del Tribunale di Salerno ha ratificato i patteggiamenti concordati tra i legali della difesa e il pubblico ministero della DDA Rosa Volpe, accogliendo inoltre le tesi difensive sulla completa libertà per i 7 imputati. Il PM aveva invece dato parere favorevole solo per un alleggerimento della misura cautelare degli arresti domiciliari con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'entità della pena per quelli che sono ritenuti capi cordata, ossia gli ideatori del sistema per accaparrarsi gli appalti pubblici banditi da Palazzo Sant'Agostino, va dai 2 ai 3 anni e 5 mesi. Il GUP ha dunque ratificato le pene sulle quali nei giorni scorsi c'era stata già l'intesa con il pubblico ministero. 5 imputati invece dovranno presentarsi il 3 dicembre prossimo davanti ai giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Salerno per proseguire con il rito ordinario dopo il giudizio immediato disposto a settembre dal GIP Gaetano Sgroia. Tra questi anche un imprenditore di Teggiano che aveva chiesto di patteggiare, ma la pena proposta dal suo avvocato a 2 anni e mezzo non aveva però trovato il parere favorevole della procura, così la richiesta fu respinta. Oltre queste posizioni in realtà c'è ancora da chiarire il ruolo di altre 40 persone iscritte nel registro degli indagati, imprenditori che avrebbero avuto un ruolo all'interno del sistema per la spartizione degli appalti pubblici. Per questi il GIP a giugno aveva respinto le richieste di misure cautelari e per loro si profila una richiesta di rinvio a giudizio, anche se al momento non vi è ancora formalmente la chiusura delle indagini e la fissazione di un'udienza preliminare. L'inchiesta si è in questi mesi arricchita di nuovi spunti investigativi anche dopo gli interrogatori resi proprio da alcuni degli imputati e potrebbe portare presto a nuovi sviluppi.